Una giostra ruota uniformemente attorno ad un asse verticale. Un bambino seduto sopra un seggiolino, avente massa complessiva pari a m a 25 kg, ruota intorno all'albero rotante per il tramite di una fune di massa trascurabile lunghezza L pari a 15 metri. La fune è incardinata ad un estremo, anch'esso rotante, ad una distanza r con 0 pari a 10 metri dall'asse di rotazione. Sapendo che la fune si inclina di un angolo θ pari a 30 gradi rispetto alla verticale, calcolare il periodo di rotazione e calcolare quanto tempo impiega la giostra a raggiungere tale condizione, ipotizzando un moto circolare con accelerazione angolare alfa pari a 0,01 radianti al secondo quadro. E questo è il classico problema della giostra. Eccolo qui, il nostro bimbo, a testa, senza occhi e senza niente. Questa è la testa del bimbo, insomma, sistema bimbo, seggiolino. Ci mettiamo ovviamente a studiare il fenomeno dal punto di vista del sistema rotante non inerziale. E c'è, attenzione, cosa possiamo dire di questa situazione classica giostra, no? C'è questa circonferenza di raggio R minuscolo, non R con 0, attorno a cui ruota questo seggiolino. Beh, direi di applicare il secondo principio della dinamica al sistema, a questo punto materiale, questo sistema bimbo seggiolino sul quale agiscono. La forza centrifuga, chiaramente diretta così, che tende a sbalzare, tende a portare fuori dalla circonferenza attorno a ruota il seggiolino col bambino. Questa è la lunghezza L della fune, questa è T. E poi abbiamo chiaramente la forza peso m per g a cui è soggetto questa seggiola col bambino. Dunque, un attimo, perché? Quindi, T, FC, mg. In generale uguale a m per a, ma qui siamo in equilibrio statico, siamo in equilibrio, e quindi uguale a 0, direi, no? Proiettiamo lungo gli assi, allora l'asse radiale, questo, e l'asse Z questo. Dunque lungo l'asse R abbiamo che F con C meno la componente in orizzontale della tensione, che però guardate, è questa qua. Sarebbe questa, no? Questa parte qua, eccola. La vedete? Ma questo è un triangolo rettangolo di ipotenusa T, e questo sarà in un triangolo rettangolo un cateto e il prodotto dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto adesso, T sin teta. Quindi questo è meno t sin teta uguale 0, quindi FC uguale direttamente scriviamo t sin teta. Così come la componente verticale sarà t cos teta, quindi scriveremo che anche qui sarà qua verso l'alto, m per g è uguale a t cos teta. Direi di fare così. La domanda è, vabbè, intanto chi è? Okay, FC, allora, intanto FC in teoria la conosciamo, teta lo conosciamo, m per g lo conosciamo, non abbiamo la tensione, ma basta a questo punto dividere. Scrivere che T seno di teta diviso, spesso si fa questo, T cos teta, che cosa è uguale? Uguale a FC, forza centrifuga in modulo su M per G. Allora, tangente di teta, perché T e T se ne vanno, per la seconda relazione fondamentale della geometria, sen teta su cos teta è la tangente di teta, lo sappiamo, che cosa è uguale? Uguale a, dunque la forza centrifuga però, chi è M omega quadro R, vi dicevo, R è il raggio della circonferenza attorno a cui ruota il seggiolino, ma qua M se ne vanno, no? Però, che facciamo con R? Beh, R, guardate, è proprio R con 0 più questa parte qui. E chi è questa? Beh, se questa è L, nuovamente, sempre facendo riferimento, questa è T, ma è anche L, lunghezza della fune, sarà L per il seno dell'angolo del suo opposto, perché L è l'ipotenusa di quel triangolo rettangolo. Quindi possiamo scrivere in definitiva che, in generale, non è facile, va difficile, ma tangente di teta è chi? Omega al quadrato su G, che moltiplica R0 più L seno di teta. Ma noi vogliamo determinare chi? Il periodo. Beh, T è 2 pi su omega. Allora, troviamoci omega quadrato. Allora, moltiplichiamo per G entrambi i membri di quell'equazione. G è 9,8 metri secondo quadrato, lo possiamo fare costante. Quindi otteniamo che da qui omega al quadrato sarà G tangente di teta, ovviamente diviso
R con 0 più L sin teta, e allora possiamo dire che omega è la radice quadrata proprio di G tangente di teta fratto L seno di teta più R0. Facciamolo questo conto. Dunque, l'angolo degli integrali, allora, radice di 3, dunque, radice di 3 su 3, 1/2, L 15 metri, R0 10 metri, fate questo conto qui, ottenete un 0,57 circa, 0,569 radianti su secondo. Ora però, cosa facciamo? T, chi è T? T è 2 pi cos omega, quindi è... T è 2 pi cos omega, quindi sarà... 2 pi greco, quindi sarà 2 pi greco radice di L sin teta più R0 fratto G tangente di teta. Sappiamo che l'espressione questa è del periodo. Se fate questo conto, cari ragazzi, ottenete proprio un circa 11 secondi. Domanda 1. Domanda 2, non è finito, ci danno, beh, ovviamente ci dicono che il moto è un moto circolare, vi ricordo che un moto circolare, omega è alfa t, e quindi conseguentemente t è il rapporto tra omega e alfa. Alfa è l'accelerazione angolare costante, t è omega su alfa, e quindi t, in pratica, il tempo, ci dice il testo, impiegato dalla giostra, seggiolino, a raggiungere la condizione precedente, ovviamente facendo l'ipotesi che alfa sia quel valore lì, sarà 1 su alfa, valore costante, per radice quadrata di g tangente di teta diviso L sin teta più R con 0, perché è in simbolico. Bene, questo conto se lo fate ottenete proprio un 56, circa 57 secondi, io direi che sarebbe un 56,9 secondi. Questa è la risoluzione dettagliata, corretta, di questo che è un classico problema sulla giostra, nel quale anche in questo caso ci siamo messi da un punto di vista di sistema mobile, rotante, sistema di riferimento, non inerziale. Ciao a tutti.